Ciao a tutti, buon Halloween e benvenuti ad una nuova puntata di Fasmofobia, questa specialissima puntata in cui ovviamente mi accompagnano come sempre Lara Padawan e Devil Trigger. Salve, Buonasera. buonasera e buon Buonasera, Halloween a buon tutti. Halloween. Buonasera e buon Buon Halloween. Buon Halloween. Buon Halloween. Avete fatto le brave? Io? No, Io ho fatto la assolutamente. Per brace, ho meritarvi i fatto dolcetti. la brace, quindi è E la voglio stessa i cosa. dolcetti lo stesso. Ecco. Ah, quindi lì avrei il carbone, visto Beh, che oh, fa ma, la eh beh, oh, ma cioè, se magna anche la zucca sulla brace, Eh sì, è buona. eh? È buona, Io dai. la preferisco fritta. Buona pure fritta, sì. E risa alla Anche nel zucca, buona. risotto, esatto. Vabbè, detto Allora, questo, allora. qui mi hanno dato l'incombenza di spiegarvi che cosa dobbiamo fare stasera. È un po' complicato. No, non è vero. Allora, quest'anno l'evento richiede, no, di andare in tutte queste casette che vedete con la zucca vicino, no? Entrare, prendere un ingrediente che si trova proprio all'interno della bocca di una zucca e scappare veloci veloci, andare sul furgone e tornarsene a casa. Ecco, quest'anno non c'è da indovinare il fantasma o da fare nient'altro, solo prendere questo ingrediente. E poi, una volta avuti tutti gli ingredienti, bisogna andare al camping e infilarli dentro un calderone, vedete qui, al Maple Lodge Campsite, e vedere che cosa succede. Ora, la nostra idea è quella proprio di farvi vedere questo evento e quindi Esatto. entreremo in ogni casa, prenderemo l'ingrediente, scapperemo veloci e vedremo se ci riuscirà di trovarli tutti, giusto? Giusto, Non giustissimo. l'avrei saputo spiegare meglio. T'hai visto? T'hai visto? Dai. Come vedete però io, perché ho giocato con Len, in tre Ah, esatto. case già ho tre ingredienti, però ce le rifaremo tutte perché comunque Dev Mi devo deve farle tutte ancora, tutte e tre, ecco. imparare le Esatto. ricette. Quindi nelle prime Esatto. tre io sarò molto scialla e assisterò a boh. Io solo nelle prime due invece assisterò a. Vabbè, allora il punto è che questo ingrediente, da quello che abbiamo capito, bisogna toccarlo tutti perché sia di tutti. E Esatto. quindi va trovato e poi bisogna passarselo di mano in mano, almeno così Esatto. sembra. Vedremo se abbiamo ragione. Ok, pronti. Hai messo Io sono dilettante, Dev? pronto. Sì. Ok, perfetto. Anch'io sono pronta. Allora. Ovviamente, volendo, si potrebbe anche indagare sul fantasma, eccetera, ma noi vogliamo fare solo l'evento, così come è Esatto. suggerito dal gioco. Entra, prende l'ingrediente e vattene via. Sì, più che altro perché sennò si fa veramente lunghissima la cosa, se ci Sì. Chi mettiamo anche ad indagare. Va bene. prende? Faccio Qui, io. sì, Vada, adesso ti facciamo vedere dov'è il. vada. Perché noi l'abbiamo già preso qua, quindi puoi prenderla tranquillamente. Alla prima e alla seconda casa prendi due e sediamo. Non ci attaccare, demone. Ma Venga. come demone? Ma che ne sai? Venga, venga. Allora, qua sotto, vede? Si deve acquattare e prendere Però potevo l'ingrediente. prendere la macchinetta in losso, va, vabbè. Ma perché non No, l'hanno tradotto? damosi. ci mettiamo troppo tempo. Non so, effettivamente. Qua dovrebbero essere no, non erano le radici, cos'era qua? Non mi ricordo più. I Denti. denti, esatto. Arrivederglielo. Vuoi Arrivederla. rivedergliela? Ok, quindi a Ok. posto, andiamo. Raymond. Chi Chiude? chiuderglielo, Chiudo. Raymond. Chiuda, chiuda, Chiudo, eh? chiuda, chiuda. E una è E non. fatta. Ecco. Forse. Speriamo, vediamo Speriamo, se ci abbiamo dai. azzeccato. Vai. Ma ti immagini, a noi due ce A lo noi lo levano. toglie. No. Potremmo mettere qualche fantasma a caso, così facciamo Ah, già è meglio. vero. Vabbè, dopo ce lo facciamo. Era il Gorio, non l'abbiamo indovinato. Che C'eravamo disdetta. quasi. Disvattosa, prossimo. Benissimo, Ok, ce l'ho fatta. Perfetto. perfetto. E, Andiamo nella cos'è che seconda, vai. stavo. Sì,
Sì, in effetti qualche cosa potremmo farla, almeno per qualche punto, così giusto per... No, ma che ti frega, facciamo solo l'evento. Perché sennò questo è lungo, l'evento. Cioè, dobbiamo entrare in tutte le case. È vero, è vero. Allora, prendiamo la torcia. Ma io questa la prendo, perché magari l'osso lo prendo se lo vedo come prima. Non vede, lo vado a cercare. Vede. Guardi che è qua con noi il fantasma. Infatti, cioè a me mi perplime questa cosa, però, eh. Io intanto allora... provo a fare una quest. Cioè? Qui... qui non mi ricordo dov'era. Allora, sotto? Qui... No, era sopra, in una stanza. In una stanza... Ah, già, è vero, l'hai trovato tu qua, che non riuscivi ad entrare... No, non riuscivo proprio a andare sopra al letto. Esatto. Solo che dov'era? Voleva andare a dormire. No. No, qua, è qua, forse. Qua forse. Sì, è qua. Ecco, qua, vieni, Dev, dentro. Qua. Dove? Qui. Ecco, sì, sta qua sopra. Insinui. Dovrebbero essere i, le radici, piglia. Giusto? Ah, c'ho il coso. Vai a cagare. Non si porti tre oggetti, però. Se ne porti uno, io non so. Stiamo facendo la quest di Halloween. Sono le radici, Dev? Sì. Dev. Damose. Root, sì, ok. Hanno non ruttare però, olio. Non ruttare. Vado? Aspetti che mettiamo un fantasma a caso. Io metto il demone. Aspetta, fammi mettere pure a me. Io metto... aspetta. Il Myling. Ok. Non vuoi vedere che azzecca? No, e come faccio? L'ho messo a caso. Jingle però bell. Mi scusi, lei dica. Mette il demone. No, ce l'avevo con Dev. Lei mette il demone, che è proprio l'unico. L'ombra, che mazza, uguale, ecco, proprio, bene. Uguale proprio. Perfetto. Perfetto, perfetto, ok. Poi... Dev, l'hai trovato? Sì. Cioè, è flaggato, ok. Vai, allora, in questa casa qua devo toccarlo anch'io. Anche il... Len, dai. Perché? Ingrediente toccate, per due. Toccate. Io invece no. Non vuole toccare lei? No, io ho già toccato. Dov'era qui sotto, nel basement? Non mi ricordo. Oddio, se non compaiono le cose... Ecco, prendo la macchinetta perché non si sa mai, e la torcia. Scatta una foto. Se lo vedo... Scattare una foto alla zucca. Ci ho provato anche l'altra volta, ma non, cioè, non ce l'ha data come foto e ricordo. Qui dove stava Len? Sotto? Sotto. Ok, tu sotto vai a qua, prenderlo, sì. E poi quando sei sul furgone lo molli giù. È lì dietro, vede la zucca? Mamma mia, che rumoracci che ci stanno qua, oh. Qua sotto. Questa è la bambola assassina. No, è il... c'è scritto, credo, Todi della rana lì, il dito di rana. Ah, il dito. È un dito, sì. Ha fatto la foto lei. A che? Nevica. Faccio la foto alla neve. Stavolta metto. Aspetta, metto lo spirito. Via, dai. Aspetta, aspettate, non andate. Anche perché Len, tu devi anche. Sì. Ma lo metto qua. Okay. Io vedo che lo mettono sempre qua. Allora, prendo. Allora, aspetta. Faccio il daje. Va, che carino. O frog per uno. Vado? Va bene, vada. Adesso dalla quarta casa tocca che non se lo passiamo. Sa. Tocca che se lo passiamo. Che cosa fa? È compenetrata fuori dal Madonna. Stavo guardando so. Bene la rana. Ah, Madonna, il demone. No. Mamma mia, che culo. C'è andata di lusso. Lo volevo mettere il demone, mi sono scordato. C'è andata di lusso. Ma allora, neanche vediamo... te compaiono i fantasmi qua, Dev. Sì, è flaggato, perfetto. Flaggato, okay. Sì. Damose. Ma che sfiga, potevo fare i sordi. I sordi. Ok, da qui in poi dobbiamo andare a caso, perché non perché sappiamo. Perché mi sta davanti? Dov'è. Ma io non sto chi davanti. Chi è che le sta davanti? E sta anche marciando, Len. Ah, io? Aspetti che mi tolgo, ecco. È mossa Lara. Oh, Madonna, quanto sei complicato, ma cos'è? E io, boh.
Allora qua ci separiamo. A nostro rischio e pericolo, perché secondo me potrebbe comprare. Oh, guarda, mi hanno fregato tutte le torce, sti maledetti. Oh, ammazzate. Io mi prendo questo già che ci sono, così almeno mi diverto un po'. Beh. Allora, questa a me piace sentire la voce del fantasma. Mamma mia, per carità. Questa è proprio brutta. Andiamo allo sbaraglio. Yes. Allora, separiamoci. Io vado su. Io vado di qua. Vado su, sprezzante del pericolo. Che poi non so come si scende, perché non me lo ricordo dove. Allora. Oh, qua c'è pure l'osso, tiè. Mo te lo dico. Brava, brava. Fatto la foto, almeno una cosa. Allora, qua non c'è. Che poi col mio spirito d'osservazione, capace che nemmeno la vedo. Vabbè, zucca. Ma spara flash la zucca. Oh, non è che sta in cucina. Aspetta, io sto in cucina. Questo cos'è? Dico, se arriviamo al, come si chiama, al coso delle luci, accendiamole. Ah sì. Anche sì, solo sì. Per la sanità mentale. Non mi ricordo dove stava. Qua non me lo ricordo neanche io. A qui mi pare. Così accendiamo e tutte le luci. Ha suonato la chitarra? No. Ah, ma mi sa che questa è l'altra casa. Mi sa qua che sta sopra. Io vado a vedere. Ma qua c'erano le stanze sopra sotto. Non c'è nulla. Qua non c'è assolutamente nulla. Vado a vedere nulla, le stanze qui, Madonna, sto faro non serve a niente, C'è o non c'è è la stessa cosa. C'è un cappellino. Ok, è qua in cucina il ragazzo. La ragazza. Qua c'è la tavola Luigia, ragazzi. Ehi. Faccio la foto. Bene pure. Comunque è da queste parti, perché l'ho sentito chiaramente. Ma quindi sta sopra? No, qua. Qua in cucina, cioè qua dove l'ho siete voi. La zucca. Dov'è? Aspettate che arrivo, Sta fuori? Come sta fuori? Mm-hmm. Fuori dove? Qui? Di qua, seguitemi. Ma dai. Figata pazzesca. Ma bellissimo, voglio fare uno screenshot di questo campo di zucche, ma che bello. Te. Sack of beans. Okay, ora, se non erro... Andiamo sul furgone veloci, perché ci ammazza. Ma perché, da qua non si può andare? Sì, da qua. Da dove? No, da qui. Dobbiamo attraversare tutta casa. Sono stati anche buoni, ce l'hanno messo abbastanza vicino. Arrivederglielo. Me do. Ah, dovete toccare anche voi. Sì, certo, sì. Tocchiamo. Allora, Justin, abbiamo abbandonato Justin. Prego, prenda lei, Lara. Allora, sack of the beans per 3. Glielo porgo qui, guardi, così non ha difficoltà. Aspetti, Tenga. Ok. Ma si sposti lei, ma... Ma io ho visto che stavate guardando, pensavo sack che... Sack of beans, che dovrebbe essere il sacco di fagioli per 3. Ok, va bene. E quindi stanotte si scureggia? Ecco. Io metto lo spirito. Che bella immagine. Ah sì, giusto. Mettiamo un fantasma. Aspetti, mettiamo un fantasma. No, io metto il Revenant. Io il poltergeist. No, beh, ma il poltergeist non ha fatto niente. Il mare, dai. Vai, vado? Se adesso il poltergeist mi arrabbio. Mo pensa se almeno mai... Non mi ha dato gli ingredienti. No, perché? Che ne so. Oh, il poltergeist! Che cuore! No, Ma l'ho tolto! Ho messo il mare, l'ho tolto all'ultimo momento. No, vabbè, abbiamo preso le foto. Dai, abbiamo preso le foto. Però brava che almeno 40 punti li abbiamo fatti. Io l'ho fatto. Vediamo cioè un flaggato. Po'. Vediamo. Sì, flaggato anche da me. Sì, okay, flaggato perfetto. Anche da me. Continuiamo con We Love Street. La bella casetta. We Love Street. Sono pronto. Sì, non si è più... Ah, ecco. Un attimo, per non mettermi davanti sono dal negozio io. Sennò... Ti sta Len davanti a me. Oh, madonna, mamma mia. Ma siamo partiti, non si lamenti, via.
Aspetti che prendo la chiave già che allora, sono prendo qui. Sempre la macchinetta perché ci ha salvato la vita. Prendete il microfono. Sì, donna, sì, il microfono lo prendo. Donna. Un crocifisso. Allora, andiamo. Non posso prendere il crocifisso. Beh, in realtà lo posso prendere il crocifisso. Vabbè, ma che ho via fa. Se c'è l'osso faccio la foto all'osso, se c'è qualche, che ne so, lo specchio, o Luigi, la l'osso bamboletta. L'osso è qua. Dove? Qui. Dov'è? Ah, ok. Oh, sempre questo di osso. Lì proprio per terra. Oh, non riesco a prenderlo qua. Ah, ok, preso. Vediamo se c'è il carillon che di solito è qua. Qua dobbiamo... tecnologia che sarebbe un po' più comodo. Ah, dai, vero che ha dilettante già accesa, ma perché me lo dimmi? È vero, accendiamo tutte cose, le luci. Buonasera, vediamo come la va? Dietro. Come la va? T'ha posto? Chi è che ha chiuso la porta? Che casinisti che sono, dei casinisti, per forza il fantasma poi si arrabbia. Io vado giù. Un attimo che vengo pure io, fammi controllare il gabbicesso. Niente, ma la luce dove si accende qua? L'ho sentito. L'ho sentito qua. Nel gabbicesso. Ah, nel gabbicesso. No, è nel gabbicesso. Sì, è sopra. E allora la zucca sarà qua. Tra gabbicesso e cucina, Zuccolo qua, zuccolo là, dove sarà? Di qui o di là? Dolcetto scherzetto tra la là. È offerto da Lara. Vabbè, questo bel... Comunque, prima di giocare, ricordo che non bisogna bere. Sì. No, ma infatti non ho bevuto, cioè, stiamo scherzando? Io ho mangiato. Però, ma dove siete? Non mi vedo più. Io sono giù. Nel fondo schiena, come si chiama? Ah, ecco. Ma che l'hai trovato? Ok, era da qua. No. E che cos'è quello che c'è in mano? Che cos'è? Ma quindi, cioè, ma dove sta sta zucca, raga? Ma non l'avete trovata ancora? Ah, aspetta, è giusto. Aspettate un attimo che controllo. Vabbè. Non è che è dentro un armadio, per caso? A sto punto mi sa di sì, perché qui io... Sono trovata. Dove? Ah, è fuori anche qui, ma dai. Dove? No, ma vedi dove sono andata a metterla. È vero, ma dai. No, vabbè. Sta proprio allora prima dobbiamo guardare fuori, un po' come le uova sì, di Pasqua l'anno scorso. Ti ricordi? O quest'anno, Light in the dark. Aspetta. Screenshot. Ho fatto un screenshot alla zucca. Allora, aspetta che prima metto, visto che è andato così bene prima, facciamo il... Che? Loni. Fatto una metto quest. Loni. Cosa abbiamo fatto? Ah, il microfono? Il microfono direzionale? Perché senta, vuole poggiare questo coso? Cos'è che vogliono stavolta? Light in the dark. X luce nel buio. Light in the dark. Gliela porgo qui. Aspettate, gliela porgo qui, non chiudete, Vadi. Ma guarda questo, sempre davanti. Intanto metto, cosa posso mettere? Metto qui, cioè, uno degli ingredienti è la torcia elettrica. Il mimo. Il mimo. Sì, io ho messo così. Ma non è, ragazzi, che poi gli ingredienti li dobbiamo trovare anche fisicamente? No, magari lì a Maple. Sì. Dici? No, mi sa di sì. No. Damose. Vabbè, no. Vediamo, dai. Se c'è da mettere dentro la torcia, mettete la vostra. Che ma, me serve. Ma anche no. Vediamo. Ma cosa fa? Cosa fa? Sta facendo la torcia? Io boh. Ha una sincope. Questo Halloween è un disegno. Il gin. No. E io ho messo il gin? No, il mimo. Volevo mettere il gin. Guardate pensa. Quanti soldi che avete fatto anche per merito mio. Guardate. T'hai visto. Allora, vediamo allora, un po' se ci abbiamo vedere. Tutti la casa. Sì, tutto flaggato. Allora, adesso ci vuole la prigione. No, andiamo per ordine. È un'altra farmhouse, ok. Allora controlliamo prima fuori a questo punto. A sto punto sì.
Ma io non lo so perché vi mettete sempre davanti. Ma anche, secondo me, potrebbe stare fuori anche nella prigione, eh? Visto che è dispersiva. Potrebbe. Vediamo. Ok. Oddio, tutti compenetrati, ma che è? ho visto tutto il ponte di tutti quanti. Sì, infatti si vede proprio il sensore di movimento, sensore di movimento. Allora, qua fuori vediamo. Ecco, vediamo prima fuori, non ci facciamo fregare un'altra volta, mortacci stracci loro. Mo, sto giro che andiamo prima fuori, ovviamente. Beh, ovviamente. Non c'è. Perché ti pare che c'è? Ci sono due bombole. Ah, pensavi coccodrilli. Infatti. Pure io stavo a pensare a quello. Oh, ma sta un altro campo di zucche qua. Allora, vedi un po' se sta là. Stavolta invece probabilmente no, non c'è. Non c'è. Peccato. Però una foto però al campo bella di zucche. Quest'idea del campo di zucche mi piace molto. Quest'anno le coreografie sono veramente belle, sì, devo dire, sì. Potete entrare pure di qua, se volete. Sì, sì, si può entrare anche da dietro. Ok. Allora. Eccola ragazzi, l'ho trovata. Dove sei? Ma no, è una zucca così. Ma guarda che maledetti! Ne hanno messa una senza l'ingrediente, però uno ci potrebbe pure cascare, ma spara flash? No ma non c'è poi flash. Il biglietto. Oh, ma non è che sta il demone qua? Perché? Però non lo chiami lei, ma infatti. Cioè io boh, c'è la stufa, guardate che accenda, accendete le luci. Il Revenant è anche quello, è simpatico. Ok. Ma anche perché a dilettanti ci sono prima 5 minuti di grazia. Sì, di grazia, quindi. Di grazia, Graziella, e grazie al al cranio, c'è il cranio qua, grazie al cranio. Ho sentito voilà. La sua macchina da scrivere. Macchinetta da scrivere, lo so. Fare una foto. Lo so, lo so. Allora andrei su. Sì. Perché secondo me è tipo nell'attico come minimo la zucca. Minimo. No, il diploma. Come il diploma? Allora, cominciamo per ordine. Ah, già è vero che qua c'era il diploma di quello che fa le marmellate lì, i sughi. Là sta scritto zucca sup. Allora, accendiamo le luci però, perché almeno la sanità mentale ci dura di più. Sì, infatti. Ecco, lei guardi quella, io guardo questa dopo. Ma secondo me qui sta nella soffitta. Anche secondo me. Oppure qua dietro, vediamo. Op, no. E non ho acceso il microfono direzionale neanche una volta. Accendiamo il microfono. La pessimitudine, guardo questo. Siete entrati nel gabicesso? Quale? Ecco, spenta le luci. No. Che palle. Adesso è nell'attico, sicuro. Ah, andiamo. Dai. Sopra. Allora, la zucca spara flash, quindi si dovrebbe vedere, no? Infatti. Eccola. Guarda, visto, te l'avevo detto. Preso. Jafar on mind. Jar of mind. XL, no, X per uno. Un barattolo di mente, di cervello, di... Mamma mia, di intelligenza. Di chi? Tuo. Ah beh, allora, state freschi. Cioè... Sa che dobbiamo metterli tutti e tre i nostri cervelli per farne uno. Grazie, Dev, che se mi viene il fantasma io ho pure la ricetta, tocca rifare tutto quanto. È vero. Quindi stai prego, attento ai scherzi da pirla che fai. Allora, prove e mettiamo lo yokai. Aspettate, così, non chiudete che dovete prendere questo. No, certo che no. Ti faccio toccare. Lo tocchi pure.
Che bello. Allora, io direi il mare. Okay. Qual era il fantasma che toglieva la corrente? Il mare. Gin. Ah, il mare, sì. Ah, già qua. Ancora non è iniziata neanche la cazza. Siamo stati bravissimi. La cazza. Chi era? Jim Roberts. Ciao, mm-hmm. Jim, arrivederglielo. Vado? Chiudo? Chiudete. Tutti? Yes, l'abbiamo toccato tutti. Mamma mia, la pornografia di questo Halloween. Io boh. Oddio. Ho detto che non facevamo un cervello in tre. Infatti. L'ombra, perfetto. Ombra. Perfetto. Vabbè, però c'è sempre la foto dell'osso, eh. Cioè... Beh, le ricompense 35 ce le abbiamo, dai, su, dai, qualche cosina. Prossimo, via. Controlliamo, sì, se l'abbiamo fatta tutti. Controllare, sì. Oh, prigione. La prigione, diamo. Questa mi spaventa un po', eh. Questa pure a me, non è che mi... Cioè, nel senso è che entusiasta. È dispersiva. Cominciamo però dal basso. Sì. Cominciamo abbiamo, dal basso. Se abbiamo 5 minuti di grazia, forse ce la facciamo. Forse. Quindi cominciamo dal piano basso, sì, e poi dalle andiamo su. Andiamo. Quindi dall'Olanda. Dalla? Sì. Ah, quelli sono i paesi bassi. Quelli sono i paesi bassi. Madonna. Però che battutacci. Non mi porto il microfono perché sinceramente se c'è il fantasma non lo voglio sentire. Ma quindi dove si entra? Che io manco so dove si entra. Nemmeno lo so. Di qua? Di qua. No, di qua. Dove sono qua? Non mi aspettano. Prego, prego. Eccomi. Oh, sono lento. Ho mangiato pesante, abbiate pazienza. Sono un po' lento oggi. Buonasera. Allora, se ci sono luci, ragazzi, accendetele. Ma abbiamo saltato qualche porta, aspettate. Perché come qua qualche saltiamo porta? Le porte. Qua dobbiamo entrare, se non guardiamo è un problema. Ah, ecco, per esempio, qua c'è una luce che io accenderei. Oh, ci sono delle scale, io non sono contenta per nulla. Ma dove sta andando lei? Di le qua visite. Perché le visite qua è dove i galeotti visitano i parenti. Ah, ok. Qua no, qua non si ha. Ah, sì, si apre così. Ok. No, beh, qui che c'hai qua non c'è. C'hai visto tu, giusto? Io ci ho visto. Ci hai visto lungo, eh? Entra quella stanza, dico. dove siete? Ah, ok. Visite, ok. Qua cos'è? Allora, accendete le luci così capiamo dove siamo stati. Ma dove sto andando? Ho sentito un abbaio. No, è Dexter che ci dà manforte, capito? Dice de qua, de là, capito? Ma le luci non esistono. No, qua andiamo sopra, quindi qua no, facciamo prima in basso. No, prima controlliamo tutto in basso. Questo che cos'è? Ma ci siamo già stati qui? Ma io non so dove siamo e poi come ritorniamo fuori, non lo so. Eccola, l'ho trovata, ragazzi. Aspetti, l'ho trovata. Aspetti, dove sei? Dove sei qua? Dall'altra parte di dove sei tu. Ok. Ma proprio adesso deve passare. C'è quello pure una che ciambella. Vende l'uova. C'è pure una ciambella. Okay. Damose, raga, damose. Non mi ricordo da dove si esce. Screaming room. Non si può prendere la ciambella. Mi segua, no, non si può prendere. Eccola là, l'uscita. Si tenga la fame. Oh. Dicevo, c'è quello che vende le uova da me. Ah, sì? Da te. Col carrettino, col furgoncino. Va? Prenda, così fa un bel ciambellone per tutti e tre. O il tiramisù. O il tiramisù, eh. Ma da voi passano certi furgoncini? No, da me no. Un tempo da me passava il fruttivendolo e poi non è passato più. E poi passa quello con le cose congelate. Screaming school, per uno. Allora, aspettate che prima metto un fantasma a caso. Ve lo borgo. Fino ad adesso è andata così bene, direi l'antu, perché mi piace. Io dico lo bughe. Oh, ma dove l'ha messo? Non riesco a prenderlo. Ma come non riesce a prenderlo? Madonna, che cosa ha fatto? Si scansi, che glielo prendo io. L'ha raccolto, brava. Qua, lo metto qua. Adesso...
Va bene? Pensavo fosse un bug, meno male. Ok. Ok. Lo lasci. Dove l'ha messo? Ok, aspetti. Oh, Screaming Skull, ok. Va bene? Dante, prego. Yes. Cosa Deb... metto? Il right. Il teschio urlante. Ok, avete messo tutto il fantasma, chi... tutti toccato tutto? Chi ci siamo persi? Daniel. Daniel, ciao Daniel, ciao Daniel. Anzi, che c'è andata di lusso, c'è andata di lusso a trovarlo, sì, di sotto, che non siamo dovuti andare sopra, ho spirito. No, paro paro spirito. Proprio. Paro paro. Ma no, l'unica volta. Sto giro poi manca la foto, abbiamo così. Fatto. Allora, vediamo se ce l'abbiamo tutti. Ce l'abbiamo io tutti. Ce l'ho. Io ce l'ho. Okay, allora, manca penultimo camping, quello piccolino. Il Woodwind, ok. Sì, sì. Perfetto. Due tiri e al poi vento. Andiamo al calderone, non vedo l'ora. Yes, anch'io. Voglio proprio vedere. Io vorrei iniziare, però state davanti. Madonna, non posso cliccare. Madonna. Aspetta, mamma mia, che mi ecco. Ok. Oh. Dai, non siamo manco morti. Oh, per favore, non la ginzi adesso. Non la tiri. Le ultime parole famose, adesso dai, muoio questo... io con l'ingrediente in mano. Questo è il suo posto preferito. Sì, infatti. Prenda i fiammiferi e accenda il falò. Non posso perché c'ho la cosa là. Ce l'ho io. La stampante. Ok. La stampante, cioè, è pesante da portarsi dietro. Io comincio il giro da qua, guardate. Se secondo vedo la me zucca, è là. Ve lo dico. Come si accendeva? Ah, ecco. Con... Oh, ma fa diverso stavolta. Sono fiammiferi. Invece dell'accendino. Ah, è già passata lei di là? Sì, mannaggia. Sì. Non l'abbiamo trovato. No. Ha aperto la tenda? No, e qui dobbiamo infatti guardare anche dentro le tende, perché sì, potrebbe essere anche me. Dentro le tende. Io credo di averla già trovata, perché vedo le lucciole lì. No, ma lì sì. È... Sì, ma quelle sono quelle del gioco. Vediamo se è di qua. Nei gabicessi avete visto? Sì, non c'è. Ok. E questa, è questa. Dov'è? Bravo, è quella, è quella. Ah, Damose. È fuori? Ah no, non no, è. No, è dentro, okay. Damose. Perfetto. Oh, l'occhio dell'orso. Dai. Oh. Allora, guardi, la porga qui, bravo, ecco. Aspettate che intanto metto il fantasma io. Allora, vediamo. Deogen per due, quindi ci servono due occhi di orso, eh? Avete segnato? Mm-hmm. Ok, porgo qui per Len. Ho messo la Banshee. Dove l'hai portato? Len. Ok, prendo. No, aspetta. Allora, okay. Io metto il Phantom. Non esce più il Phantom, da una vita non esce il Phantom. Chiudo? Vada. Vada via il Kill. Ma buon Halloween! Oddio. È figo però entrare nelle case e prendere una cosa. È l'antu proprio preciso, scappare. Proprio scappare via. È l'antu. Oh, ci ho azzeccato. No, non è vero. Cosa ho messo io? Non mi ricordo. Allora, controlliamo se ce l'abbiamo tutti, se no tocca rientrare. Io ce l'ho. Ragazzi, dobbiamo andare a mettere tutti gli ingredienti nella ciotola. Dai, nella ciotola. Scusate, ma anche qui bisogna trovare l'ingrediente, perché vedo la zucca. Forse l'ultimo proviamo, ingrediente sì. Sta lì e poi dobbiamo mettere tutto quanto nella zucca. Buonanotte, nel pentolone. Ok. Dai, che quest'anno hanno fatto un bel evento, chissà, è anche fattibile. Chissà se ci inseguirà il fantasma. Ultime parole famose, però vabbè. Dove stanno gli oggetti? È un attimo, ma arrivano. Ma è sempre di corsa, io non lo so. Cos'è? Allora, ma io vorrei la... Chi ha preso la macchinetta? Io. Ecco. Ma perché non riesco a prendere la torcia? Oh, che cavolo. È nebbia. Oddio, sì. Guardate, lì c'è sta il pentolone, regà. Ma da che parte siamo usciti? Ma non era così prima. Oh, l'hanno cambiato. Sì. Incominciamo a trovare l'ingrediente. Che peccato tutta sta nebbia, però.
Che bello. No, ma secondo me basta che andiamo vicino al pentolone e non succede niente. Il dobbiamo buttare nel pentolone. E come si fa? Che gli ingredienti si... Ah, guardate, qua c'è l'ingrediente. Ecco. Ah, allora, tocca trovarli tutti, mi state a dire? Aspetta, allora, germoglio dell'amore, aspettate che lo metto giù così lo toccate anche voi. Qua. Ma io non lo vedo. Aspetta, eccolo. Love's okay. Blossom per uno, yeah. Ma non è che bisogna metterlo dentro? Vai. Aspetta che lo sto prendendo. Lo prende o non lo prende? Ecco. Love's Blossom. Dove lo mettiamo? Nel furgone? No, forse qua dentro. Qua dentro, qua dentro al calderone. Prova un po'. Ecco. Ma gli altri? Mi sa che abbiamo sbagliato. Come no? Perché? Perché si è tolta la zuppa. Come se non c'è più la zuppa. Riprendi subito Love is Love. E come si fa? Che cos'era? Che cos'era? Io ho sentito Love's qualcosa Blossom. Di brutto. Oh, allora, piccolo aggiornamento sulla condizione di questo evento che noi sì. vogliamo assolutamente portare a termine. Esatto. Dunque, ci siamo un pochino informati, giusto? Giusto. E tutti questi ingredienti che vanno trovati vanno poi buttati nel calderone. Quindi abbiamo pensato di ricominciare questo evento nella location perché Dev aveva buttato dentro sotto consiglio di Lara aveva buttato esatto. dentro uno e abbiamo detto magari questo compromette tutta la missione, no, rifacciamo da capo. E era sparita la zuppa. Esatto, era sparita la zuppa e tutto. Nel frattempo ci siamo informati un pochino anche su dove trovare questi ingredienti perché sì, è veramente molto dispersivo questo camping. E poi ci sono io che ho il senso dell'orientamento di un bradipo morto e quindi per me è veramente difficile. Perciò... Tipo Alan Wake. Esatto, sì, anche. E anche la lentezza di Alan Wake. Sì. Dunque, ecco, quindi adesso noi entreremo con questa nuova consapevolezza, mano a mano cercheremo gli ingredienti, io me li sono segnati perché a quanto pare c'è anche un po' di Monkey Island, non so se qualcuno si ricorda della pozione sì, sì. che doveva creare, creare Guybrush. Che Monkey Island là potevi mettere qualsiasi cosa. Sì, è vero. E andava è vero. Bene. Qua no, vero, purtroppo. Qua no. Forse no. Però ecco, il principio è lo stesso, che loro hanno scritto certe cose, però poi il disegnino che c'è vicino è un po' diverso. Noi dobbiamo cercare le cose come sono disegnate, quindi dovremo cercare il pupazzetto della rana invece del dito di rana, dovremo cercare queste mele come si dice marce invece delle radici della morte, insomma ecco cose così. Vabbè, ci pensate voi perché io mi ricordo solo quello che ho preso io e quindi ci pensate voi, eh. Ok, prendiamo una torcia in più perché una delle torce giusto. Va dentro giusto tolto le parole di bocca. Allora non riesco a prenderla perché io non tanto per essere sicuri mi prenderei un crocifisso. Qualcuno riesce a prendere una torcia? È vero, forse due torce non si possono prendere. Ah, ecco, è vero. E la allora, prendo io, la prendo niente, io, la, buttiamo, la torcia, la prendo io, la dai. Buttiamo lì e poi qualcuno viene a riprenderla. Sì, sì, la butto io, non vi preoccupate. Prendo okay, anche poi viene chiavi. A riprendertela sì, però. Sì. Allora, cercheremo nel frattempo di non farci attaccare dal fantasma, però io ho due cose da dire. Una è che se qualcuno muore si può comunque continuare perché l'evento si può portare avanti. E secondo che se mi vedete sparire, perché qui c'è il diluvio universale, voi continuate, io poi ritorno. Va forse. Bene, tranquilla, tranquilla. Allora, speriamo in dunque, ecco. Allora io già stabilisco la location di tutte le cose che dobbiamo buttare e dove. Qui, esatto. Praticamente perfetto. Qui. Butto la mia torcia. Lei vada a riprendersi la torcia. Vada a riprendere la torcia. Allora, non intanto vedo prendiamo l'emerita questo, ceppa. Questo Help. Ingrediente e lo metto qua. Oddio. Allora, perché avete aperto cominciamo? Tutte e due le o metà? No? Cioè, sì, apro. Apro. Cosa apre? Non ho capito. Io non ma vi vedo. Cancello. Sì, apro l'altra metà perché, cioè, voglio dire...
Tanto abbiamo 5 minuti di grazia. Graziella e grazie al razzo. Stiamo giocando, lo ricordo, a dilettante, così non abbiamo la pressione del fantasma che ci attacca, esatto, e ci sciotta. Quindi è una questione prettamente... Allora, qui ho trovato il cervello. Tattica, ecco, sì, il cervello. Lì, vedete? Quello, ok? Come questo fa a prendere? Qua. Ah, ecco. E questi dobbiamo andare subito a metterli lì, cioè per terra. Allora, il pupazzetto sarebbe il dito di rana? Il dito di rana, esatto. O il dito medio, frog. Classico dito medio. Sì. E invece questa qua è la Jar of Mind, quella che ho in mano io. Dove l'ha messa la torcia? Ah, qua. È accesa, la luce, si può sbagliare. L'ho messa apposta, accesa. Allora, mettiamo qua, ok. Perfetto, quindi aspettate che segno. Abbiamo trovato questo e abbiamo trovato questo. Adesso... raggiungiamo il gabicesso. Esatto, gli occhi. Gli occhi del... dell'orso. Dell'orso. Bear. Il Big Bear, il Big Bear. Eccole qua. Prenda uno lei e uno io. Esatto. Aspetti che... ok. Bene, bene. Io vi faccio luce, bravissimi. Bravissima. Vi faccio luce, vi copro le spalle. Ci fornisca supporto emotivo. Sì, supporto aereo, io do il supporto aereo. Benissimo. Okay. Qui. Porgete, perfetto. Ok, perfetto. Poi. E questi li abbiamo trovati. Poi? E poi dobbiamo trovare 3 sacchetti di fagioli. Occhi. Che sono quelli... sì, vai. Sì? Di. No, dico che sono quelli con cui giochiamo di solito. Beh, sei andata dalla parte nella... sbagliata, comunque. Io dove so. È l'M. Della... ok, figuriamoci. È Ryoga, ricordiamo che Ellen è Ryoga. Ma peggio di Ryoga. Peggio, ok. Della... anche un po' Zoro. Anche un po' Zoro. Rufy. Un po' Zoro, Rufy. Io invece sono... mi sento molto... Nami. Molto è Nami. È la navigatrice, lei. Esatto. Dov'è? Eccola qua. Basta che ne prendete uno, perché due ne ho presi già io. Ah, ok, allora lo prendo io qua. Ah, de quello, ok, benissimo. Andate, vi copro le spalle. Per chi volesse appunto completare l'evento, guardate bene, memorizzate dove sono gli oggetti. Esatto. Perché noi non è che ripetiamo, Paganini non si ripete, ricordatevi, cioè posso dire, ma cos'è? Sappiamo manco se ci riesce adesso, figuriamoci se ripetiamo. Ecco, appunto, cioè posso, una volta sì, ma due sono troppe. Cioè. No, l'ha messo nello stesso posto. Allora, no, cercate di non mettere le cose una sopra l'altra. Vabbè. Ok. Si compenetrano. Allora lasciamo quelli più difficili per ultimi. Adesso andiamo a prendere le radici della morte, che sarebbero le mele marce. Che stanno? Ah, sì. Che se ricordo dovrebbero essere di qua. De qua. Quindi. Ma con che sicurezza va, Dev? Quando sì, entrate, qua andate nello storage, andate dritti. Eccole qua. Le mele codogne, praticamente, queste sono le mele classiche che sono cadute dalla zucca. È un classico, no? Dalla zucca, le sì. Mele che cadono dalla zucca. Ma quante ne prendi, Dev? Ma piena tutte quelle che te pare, cioè quelle due, che ti entrano. Massimo. Aspetta. Due non so prendere. Massimo che bella due. Sta zucca qua dentro. Oh, io ne piglio un'altra e so tre. Basteranno tre? Piena in altra, Len. Famo quattro. No, ancora no, facciamo confusione. No, dai. Sono solo tre. Perfetto. Allora una in più perché me la magno io. È a posto. Ecco. Perché ricordiamo che una mela al giorno pure se leva pure se il ciarlume di torno. Allora io la butto. Ricordiamoci qui. Che poi ne vanno solo tre dentro. Ciappalini. Oh, ricordiamoci, solo tre, fuoco. Solo tre ne vanno dentro. Oh, dove stanno? Okay. Oh, stanno andando nel fuoco. Oh. Ma pure l'occhio, ma dove l'avete messo? Ma ste mele, dove l'avete messe? State buoni, non fate danni. L'hai preso? Beh, sì, aspetta. Quante allora. Mele ci stanno qua? Due? Vabbè, io la butto. Adesso. Oh, ma guarda l'occhio come cammina. Mi sta guardando l'occhio. Oddio. È vivo. Beh, vivo. Lo lasci. Ok, damose. Allora, adesso dobbiamo trovare. Che cos'è questo? Il teschio urlante. Che fa? È un piccione che gracchia. Lo sento. Sta facendo il moonwalk. Allora, dovremmo andare di qua. Guardi che io sono parente di Michael Jackson. Ecco. Bene. Per quello ha imparato il moonwalk. Ovvio. Proviamo il falò.
Allora, il falò, eccolo qua. Ah no, questo è il... Ah, qua vicino alla tenda rossa c'è il teschio, esatto. Chi lo vuole prendere? Lo stesso, prendo prende Lara. Prendo Lara, io, prendo io. Ecco. Okay. E volendo adesso ci mancano due ingredienti, giusto? Esatto, quindi possiamo ecco, anche andare dai, a prenderli. Dai, prendiamoli, sì sì. Mi ricordo nasconda dove il teschio, c'è lei. La cucina. La cucina. Dobbiamo andare in cucina. In cucina, Debbie, allora, in cucina. Io sapevo di superare questo pallone. Mm-hmm. Ok. Questa tenda, oh, c'è la cassa toracica, non ci manca la macchinetta. Vabbè. Vabbè. Vabbè, superare la porta dello staff only, andare ha tolto la luce, sì. Ha tolto la luce il... Perché sta là, sa dove sta la cassa toracica, mi sa. Ed eccoci qua, l'altra baita. Oh, perfetto. Dai, questa è la baita di Jason. Tutti, gli ultimi due ingredienti sono ma non è che esce fuori Jason quando mettiamo gli ingredienti? Speriamo di no. Qui c'è la chiave. Okay. Ok, vai. E qui sopra dovrebbe esserci, cioè il piatto, dovrebbe esserci il piatto con eccolo, i denti. Eccolo, esatto. I sorrisi. E poi che altro c'è? E basta. Adesso da questa parte di qua dovrebbero esserci due scheletri con la rosa la in mano. Sì. Una eccoli rosa qua. Blu. Oh madonna, pure l'altra volta sono uscito così. Vabbè. Allora, prendiamo la rosa, arrivedergliela. Qua. Arrivederci. Dovremmo aver completato perché questo è il Love's Blossom. Ah, che romanticismo. Che romanticismo, infatti. I due scheletri con la rosellina in mano. Allora, damo sede qua. Se noi passiamo dallo storage, facciamo fare la sconcia, giusto? Ah, ah non lo so, non lo chiedo a me. Come non lo chiede a me? Si figuri se io posso. Sì, abbiamo fatto la sconcia, dai. Oh, perfetto. Eccoci qua, Alfalò. Cancella ancora allora. Aperto, non si è incazzato il fantasma. Ma chi è poi? Non ho manco letto chi è, chi non è. Boh. Attenzione a dove mettete i piedi, che sennò la roba va dentro al fuoco. Ah, giusto. Allora vogliamo cominciare adesso... a mettere gli ingredienti? Questi tre che abbiamo in sì. mano? Uno per volta, esatto. Vai, uno per andiamo. Volta, vai. Vai. Inizia Len, poi con io Love Blossom, io poi tu teschio. Intanto prendiamo gli altri. Len, intanto prendiamo i cosa prendo? Questo ho messo il pupazzetto. Ok, io prendo gli occhi. No, le mille ho preso il la jar of mind. Vai. Ok, prendo poi la torcia. Ah beh, la torcia ci metto la mia, ci metto la mia. E mi prendo io quell'altra. Prendo un sacchetto di fagioli. Mica avete messo le mele? No? No, ancora no. Allora l'ho messa io. Ok, allora sacchetto di fagioli uno. Ah no, ma questa è la birra. È la birra no. questa. No, no, quella Vos non va. Per carità. Non mi fate sbagliare che due, sennò... due sacchetti di fagioli. Vai. Manca il terzo sacchetto di fagioli, dov'è? L'avete messo. Già messo? Io uno l'ho messo. Allora, sono tre, perfetto. Cosa manca? E che manca? La card. Come la card? Ah, ce l'hai tu? No, no, ah no. No. Avete messo tutto? Sì, io ho messo la torcia l'avete messa? La sì, la torcia ho messo quella che c'avevo in mano, figurate. Ma i sacchetti tre ne abbiamo messi? Ecco, manca l'occhio, maledetti. Ah, okay, anche l'occhio perfetto. Vuole la sua parte, no? Là. E calla, oddio. Pronti? Dobbiamo via! Che dobbiamo fare? Vai, vai, guarda, guardate il fumo. Vediamo. Che fa? Non c'è nulla. Non abbiamo ancora fatto nulla. Deve succedere qualcosa. Io ho messo 3.000. E io due sacchetti di... Ma non è che c'è qualche altro? Tre sacchetti. Ma no, aspetta, c'è un'altra ma mela. Ma ha detto Lara... No, la mela già l'ho no, messa. No, la mela... Che... No, no, sono già tre le mele. I sacchetti erano... Gli avete messo un altro di sacchetto? Io qualcuno uno... ha messo... c'è un'altra... Guardate, ragazzi, ma voi vi state perdendo la roba? Che c'è un altro c'è? Occhio. Allora sono i due occhi da mettere. Ma io boh. Se non ci fossi. Oh, l'hai visto. L'hai visto. Meno male. Dai, tutti i fantasmi che se ne vanno. Oh madonna, ma cos'è? Screenshot. Sì, eh. Assolutamente sì. Ti facevo con F12. Sì. Sì. Ah, ecco.
Quindi? T'hai visto? E adesso questo il cielo rimane rosso per tutto il tempo. E volendo quindi? Possiamo anche indagare sul fantasma. Ma è tutto qui? Tutto qui. Sì. Ma, tutto ma io oltre, aspetto ovviamente... una ricompensa. Ha dei premi. Sì, sì, ci sono i premi quando torniamo. Ecco, mi pareva strano. Mica pizze fighi. Mica pizze fighi. Sapete che faccio un altro screenshot, va che carino, va che atmosfera di allora, Halloween. Io direi di andare un attimo sul furgone, perché innanzitutto dobbiamo capire chi è, cosa dobbiamo fare. Io non ho visto niente, posso dire. Andiamo. E poi ci attrezziamo. Io ho visto dove sta la cassa toracica, quindi già mi devo prendere la macchinetta da scrivere lì. Ma quindi entriamo nel tempo? No, forse è il caso di tornare indietro. Mica che se muore qualcuno poi non si becca la ricompensa. Ah, allora Damos, è vero, Damos. Perché Damos, guarda, abbiamo la sanità bassissima. Aspetta che mettiamo un fantasma a caso. Ah sì, mettiamo un fantasma a caso. Mettiamo... Io metto il mare. Lo Yurei. Damos. Che mi piace. Siamo pronti? Me do. Sì. Vado? Vada. Dai. E l'evento fu... abbiamo fatto l'evento. Dai. Figherraggine. Che bravi. Clap a noi. Il Phantom, fun, perfetto. Proprio uguale. Ecco, proprio uguale. Proprio zero. Benissimo, adesso voglio vedere. Però 150 per aver completato. Vincenzo! Nuovo livello, ho sbloccato Vincenzo. Bene, quello ci serve. Allora, andiamo a vedere che cosa abbiamo preso. Questo è. Ma mi hai tolto quello di Natale? Ma mi serve anche quello di Natale, oh. Ma... abbiamo fatto tanto per averlo. Ma what? T'hai visto che carino, va? Sì, ho capito. Ma c'è il teschio sopra. Ma what? C'è anche il teschio sopra. Ma solo questo? E quello di Natale, scusa, ma che ma che fa? Ma magari perché c'è Dev con noi, che non che può non vederlo. L'ha preso. Capito. E allora ce l'ha. La colpa è mia. Esatto. Sì, la colpa è tua, è sempre la tua. Quindi abbiamo fatto questo evento. Vabbè, non avrete visto i fantasmi, però avete Li sto vedendo. Oh, cazzo. Ah, li hai visti? Ma io non vedo. Proprio dove state voi? Li vedo? Ma scusate, ma non è giusto. Succederà anche a lei prima o poi, abbia fede. Adesso sto al centro del cerchio magico. Adesso se stai al centro poi ti vengono incontro. Aspetta, vengo anch'io. Magari si palesano. Niente, a me non si palesino. Un colpo? No, ma non sei da solo, quindi ci sono anch'io. Boh, niente. Non mi posso muovere, io sì. Però sta cosa l'avevano già utilizzata. Sì, l'anno scorso. Va bene. E anche questa è fatta. Bene, allora abbiamo fatto un bel lavoretto. Abbiamo fatto anche una guida, quindi per chi volesse guardate il nostro video, se volete fare l'evento, ricordatevi tutto, se non vi ricordate riguardate il nostro video e fate un po' quello che vi pare. Più presto, prima che tolgano l'evento. Prima che tolgano l'evento, anche perché l'hanno messo proprio all'ultimo, cioè due giorni prima. Eppure noi, Sportiveggianti come al solito, abbiamo spippolato di qua e di là e spippolando abbiamo fatto tutto. Come siamo bravi quando non ci ammazzano i fantasmi. Ammazzate. Dai. Va bene. Allora io vi invito ad andare a vedere anche i punti di vista di Dev e Lara. Io ho fatto tantissimo. Sì. Da me ci sono i fantasmi. Sì, esatto. Da Dev sono comparsi anche i fantasmi. Da me no, va bene. Da Lara compariranno prima o poi, se ha fiducia. Sì. E niente, noi vi salutiamo, vi auguriamo ancora un buon Halloween, una buona notte di Halloween e ci sentiamo al prossimo. Dolci. Sì. E ci sentiamo al prossimo episodio. Ciao. Ciao. Ciao, buon Halloween.